Allora, buongiorno, io sono particolarmente gratificato dal fatto che quasi contestualmente all'avvio del nuovo orario, perché è vero, è stato, ci siamo, insomma, sarà da domenica, no. Facciamo il punto su una serie di azioni e attività che confermano lo splendido rapporto che intercorre tra Regione Marche e Trenitalia. Uno splendido rapporto che ora sarà arricchito anche da un nuovo, diciamo, partner, che è un partner in particolare di Trenitalia, la Giunti Editori, che siamo onorati di ospitare nella persona del dottor Zamichieri, che appunto guida le iniziative speciali della casa editrice, così importante, a cui siamo tutti particolarmente legati. Abbiamo cercato di concentrare tutta una serie di comunicazioni che riguardano questo splendido rapporto, fra virgolette, proprio perché in realtà avevamo in animo di svilupparle e diluirle nel tempo, però il treno, giustamente, e quello che è successo, la crisi sanitaria, hanno consigliato invece di fare il punto in maniera più concentrata, proprio perché, insomma, le curve epidemiologiche fanno pensare che finalmente si possa dare una comunicazione che evoca e riguarda anche l'aspetto turistico e l'attrattività turistica della nostra regione nel momento più giusto. Noi ci aspettiamo molto da questa stagione turistica perché sappiamo che forse ci sarà ancora qualche esitazione da parte degli italiani di fare scelte su mete europee e transnazionali. Quindi confidiamo anche quest'anno di fare i nostri buoni risultati, sapendo che il turismo domestico ha avuto anche l'anno scorso una buona incidenza sui fatturati delle nostre imprese turistiche, la stessa cosa probabilmente accadrà da quello che registriamo sul piano delle prenotazioni anche quest'anno. E ovviamente una regione che si affaccia da protagonista sullo scenario, sul mercato turistico, non può che avere un servizio ferroviario di assoluta qualità. È esattamente quello che stiamo costruendo, sia sul piano dei rapporti con chi a livello regionale guida tutto lo sviluppo, il quadrante ferroviario, sia a livello nazionale. Detto questo, fatta questa premessa che però ha lo scopo proprio di evidenziare e enfatizzare la strategicità che la Regione Marche annette al servizio del ferroviario, non senza aver presentato anche Sabrina De Filippis, che è direttore della divisione passeggeri regionale in Italia, quindi è anche con lei che abbiamo già fatto altre cose, presentato già un altro. Insomma, volevamo fare il punto dando queste comunicazioni. Innanzitutto, la Regione Marche e Trenitalia rilanciano per quanto riguarda alcuni servizi che hanno già dimostrato di produrre effetti e di rispondere alle attese. Mi riferisco ai cosiddetti link, e quindi dopo che Conero Link e Fermo Link hanno avuto il loro avvio negli anni scorsi, noi quest'anno abbiamo deciso di lanciare l'Urbino Link. Urbino è la città universale, non poteva non essere in qualche modo raggiunta grazie anche a Trenitalia e alla collaborazione su gomma. Quindi Urbino Link è il servizio che da Pesaro ad Urbino garantirà su gomma la possibilità per i titolari di titolo ferroviario di raggiungere la città feltresca. Poi abbiamo ritenuto, laddove invece in senso orizzontale esiste già la strada ferrata, di rafforzare e potenziare con il Piceno Line il servizio da e per Ascoli Piceno, partendo da San Benedetto, da dove si vuol partire. Anche in questo abbiamo voluto sintonizzarci con alcune strategie anche di carattere culturale della nostra regione. Ascoli è candidata a Capitale della Cultura 2024, ça va sans dire, per essere Capitale della Cultura, se mai dovesse accadere, me lo auguro, è necessario avere un treno che il sabato e la domenica in particolare, ma non solo, e la domenica abbiamo rafforzato fortemente proprio per aumentare l'offerta turistica in un segmento dove fra l'altro siamo sul confine fra Abruzzo e Marche, sarà forte anche la domanda da parte di turisti che si trovano nel vicino Abruzzo. E questa è la prima parte della nostra comunicazione. La seconda riguarda ovviamente anche questa bellissima pubblicazione che Trenitalia e Giunti Editori, insieme
sempre in ossequio a quello che dicevo prima, al potenziale che sul piano turistico viene sviluppato da Trenitalia, hanno voluto dedicare alle Marche. Le Marche in treno sarà un ulteriore strumento, un'ulteriore piccola infrastruttura materiale, in questo caso, che consentirà sul piano nazionale di aumentare il set delle dotazioni su cui le Marche potranno contare per uscire da quel tanto di ancora piccolo anonimato che qualcuno contesta la nostra regione. Bellissima, stupenda, ma dove l'avete lasciata tutto questo tempo? È il tema ricorrente. Io sono solito ricordare che rispetto alla Toscana e ad altre mete, partiamo con qualche secolo di ritardo, perché nel 500 il Tour d'Italie, quello di Goethe, di Stendhal, di Montaigne, ahimè, fletteva sempre sul Tirreno. No, noi abbiamo questo problema, che l'Adriatico era meno percorso e praticato, stiamo cercando di fare in questo senso passi da gigante e io ringrazio Giunti e Trenitalia per quello che hanno fatto. Terza comunicazione è quella dei nuovi treni ROC, belli, moderni, puliti, performanti, attrezzati per i ciclomotori e per chi? Attrezzati per i ciclomotori che hanno la bici, nel senso io andavo sull'uomo, sulla persona, e anche questo lo dobbiamo dire come le nostre responsabili del servizio regionale, mi ricordano sempre, sono treni che vengono messi in campo all'atere degli accordi presi con Trenitalia sul nuovo contratto, un contratto importante, bello, che noi riteniamo strategico anche perché dobbiamo sempre convincere più marchigiani possibili, oltre che turisti, a prendere il treno. Questo è un tema su cui noi dobbiamo investire sempre di più, sempre meglio, ma insomma, con l'ingegnere Del Russo c'è un ottimo rapporto e quindi l'idea di un ambiente confortevole, dico una banalità, è fondamentale. È confortevole e comunque in ogni caso sicuro perché, ultimo, piccola citazione all'app on board, ovvero che è un'app che consente di regolare in maniera digitale la presenza di forze dell'ordine che legittimamente, no, utilizzano le gratuità, dando anche in termini di prevenzione l'idea che questi treni sono belli, performanti, veloci e sicuri, che non è male, è un momento in cui insomma, la sicurezza è un valore per tutti. Ho detto tutto, credo. C'è qualcosa che ho dimenticato del rosso? No, ecco, allora io ringrazio, il tema è questo, il treno è una piattaforma per vivere le Marche, sia da marchigiani che da non marchigiani, nel modo migliore. Sabrina? Buongiorno a tutti e ringrazio tutti i presenti, ringrazio l'assessore, ringrazio ovviamente tutta la regione, tutti i rappresentanti, dei dirigenti della struttura tecnica che ci accompagnano e ringrazio anche in modo particolare Fausto Del Rosso e tutto il suo team perché ovviamente voi sapete bene che c'è tutto un mondo che ruota intorno a Trenitalia, il trasporto regionale ha i suoi direttori anche regionali e quindi, come dicevo prima, è la colonna portante delle Marche per me, quindi sul territorio. E con noi è anche presente Grazia Centroni, che è la collega di protezione aziendale, vi diremo poi perché è anche presente appunto la collega di protezione aziendale. Io partirei, diciamo farei un piccolo passaggio perché per arrivare oggi ad annunciare tante cose belle per quest'estate, dobbiamo partire un pochino dal grande lavoro che Trenitalia regionale ha fatto in questi anni e soprattutto negli ultimi 2 anni, perché siamo nel pieno di una grande rivoluzione che ha al centro il rinnovo del materiale rotabile, quindi il rinnovo dei nostri treni. Come possiamo fare questo grande rinnovo? Lo riusciamo a fare grazie a dei contratti di servizio di lunga durata che consentono di fare ovviamente degli investimenti importanti. Le Marche è tra alcune regioni che hanno fatto, diciamo, hanno scelto coerentemente con questo obiettivo un contratto di servizio di 15 anni e all'interno di questo contratto abbiamo 300 milioni di investimenti che sono totalmente
dedicati al rinnovo dei treni. E quindi grazie appunto al contratto di servizio e alla fiducia che ci è stata data dalla Regione, questi 300 milioni sono prevalentemente dedicati all'acquisto di 25 nuovi treni, di cui di questi abbiamo 4 nuovi treni POP che sono già in circolazione e insieme a voi abbiamo anche inaugurato nei mesi scorsi l'entrata in servizio commerciale. Abbiamo poi 11 treni ROC e di questi 11 noi ne abbiamo in circolazione già dalle prossime ore 2 treni ROC. Sono dei treni doppio piano di grande capacità, quindi tanti posti a sedere, sono veramente dei bei treni che cambiano dove diciamo nelle regioni proprio il modo di viaggiare. E poi avremo sempre nell'arco della durata di questo contratto altri 8 treni tipo i pop, e poi abbiamo anche inserito i jazz e gli swing. Ora, di tutto questo sono treni che rappresentano, hanno grande sostenibilità ambientale, sono costruiti con il 97% di materiale riciclabile, consumano il 30% in meno di energia, ma soprattutto nel cambiare il comfort hanno anche in particolare tanti posti bici. E qui anche il secondo grande passaggio di questa rivoluzione di Trenitalia regionale, che è una Trenitalia regionale che vede al centro sicuramente i pendolari, ma anche tutti coloro che scelgono il treno per lo svago e per, ovviamente, in questo caso per il turismo. E ovviamente tutto questo si riesce a realizzare grazie a una qualità molto elevata. Dobbiamo dire che le Marche, per quanto riguarda la puntualità e la regolarità, è tra le regioni che hanno il più alto indice di puntualità, e tra le altre cose questa qualità, questo nuovo comfort, questo livello molto elevato di pulizie viene si misura attraverso le nostre indagini customer satisfaction, che nell'ultimo periodo hanno registrato un 94,7% di gradimento, ed è un risultato molto importante, è tra i più alti d'Italia. Quindi devo dire che tanti investimenti, tanta qualità e tanto riconoscimento dalle persone che viaggiano con noi. Ovviamente con queste basi non potevamo che essere i protagonisti principali dell'estate e quindi del turismo del 2021. È chiaro che dopo questo periodo molto difficile dobbiamo puntare sul turismo proprio per la ripartenza, e quindi noi abbiamo deciso di investire molto in quella che è l'offerta ferroviaria che deve supportare tutto il turismo di prossimità. E le Marche, ovviamente, con tutte le bellezze naturali, i borghi, il mare, la montagna, non potevamo che investire con il binomio treno regionale e turismo. Quindi appunto abbiamo tanta integrazione, come diceva giustamente prima l'assessore, abbiamo confermato quelli che sono i cosiddetti link, e quindi il binomio tra treno più bus, come il Conero Link, il Fermo Link, abbiamo poi l'Urbino Link, quindi tutte località belle di questa regione, e quindi questo spostamento del turismo door to door è uno spostamento vincente, lo portiamo fino alla sua destinazione finale. Abbiamo due grandi novità che sono il Marche Line e il Piceno Line. Però come fare, dovevamo anche dare un ulteriore segnale di supportare non soltanto la sicurezza in termini sanitari, che durante tutto questo periodo siamo riusciti comunque a garantire con tutto ciò, non solo che ci veniva richiesto dalle norme, dal governo con le varie disposizioni normative, ma siamo andati oltre. Sapete bene che a bordo dei nostri treni abbiamo Amuchina, che comunque non è semplicemente un igienizzante, ma è un sanificante. Abbiamo comunque intensificato quelli che sono gli interventi a bordo treno, abbiamo cercato di garantire al meglio, sicuramente al top più che al meglio, la sicurezza sanitaria a bordo treno. Abbiamo però oggi il piacere anche di dirvi che con le forze dell'ordine abbiamo sottoscritto un accordo, che è l'app
Born Support, che è un'app che consente alle forze dell'ordine presenti a bordo treno di registrarsi, e quindi il capotreno sa in quel momento se a bordo treno c'è appunto un agente, e quindi in quel momento, se c'è bisogno, può sapere che c'è e quindi contare su quell'agente. Per chiudere però tutto questo, avevamo bisogno di qualcosa che ci accompagnasse nei nostri viaggi, soprattutto in questo vedere le bellezze dal finestrino del nostro treno. E quindi, dopo l'esperienza dei travel book tematici, perché noi abbiamo dei travel book per le spiagge, i travel book per le terme, abbiamo avuto un grande successo, abbiamo deciso di bandire una gara per trovare un partner che ci consentisse di creare delle guide regionali da percorrere in treno. E quindi nascono i regionali da vivere, ce n'è uno per ogni regione, e oggi tra le prime quattro in uscita dal 10 giugno, insieme a Giunti Editori, è in vendita in oltre 200 librerie, e in oltre 200 librerie il marchio è in treno. Devo dire che è veramente particolare, molto bello, perché abbina appunto tutto il percorso in treno, descrivendo poi tutte le località, tutte le bellezze della vostra regione in maniera molto dettagliata, e anche, diciamo, con delle immagini molto belle. E quindi devo dire che abbiamo messo insieme la concretezza e una grande passione per poter fare in modo che questa estate sia veramente una bella estate da vivere per tutti noi e per chi sceglie il treno. Io lascio adesso la parola a Francesco Zamichieli di Giunti Editori, che ci descriverà meglio un po' il mood di queste guide. Grazie. Buongiorno a tutti, ringrazio ovviamente l'assessore Trenitalia per questo evento e per essere ospiti presso la sede della Regione Marche. Confermo tutto quello che è stato detto. Giunti è stata molto orgogliosa di vincere questa gara, che ha visto in concorrenza i più grandi editori italiani, perché il tema di queste guide è un tema che purtroppo per questa pandemia che c'è stata è molto attuale, che è quella di riscoprire l'Italia, magari anche le località un po' meno note, e riscoprirla in maniera ecosostenibile, ecologica. E cosa c'è di meglio del treno, che assolutamente è un modo di viaggiare sicuro, ecologico, che ti pone al riparo da mille pericoli che possono essere il traffico, gli incidenti, la difficoltà di trovare parcheggio. Queste guide sono delle guide visuali, come vedrete sono riccamente illustrate fotograficamente, inseguono un po' il modello editoriale che funziona oggi, anche quello digitale, che è quello di vedere, di essere colpiti da immagini molto belle, di avere dei testi descrittivi molto agili, molto non troppo lunghi, perché oggi il pubblico, soprattutto il giovane, vuole un'informazione per poi eventualmente approfondire, di grande effetto visivo, con un testo di corredo. Come è stato detto, queste guide sono distribuite nelle oltre 250 librerie di Giunti, dalla Val d'Aosta alla Sicilia. Quindi io ho 4 anni che lavoro in Giunti, e prima lavoravo per la De Agostini, e si diceva sempre di portare le regioni al di fuori dei loro normali confini amministrativi, e queste guide lo fanno. Queste guide saranno appunto raccolte in degli espositori e potranno essere acquistabili in Val d'Aosta, in Sicilia, e quindi porteranno sicuramente un ritorno di immagine alla regione al di fuori dei propri confini amministrativi. Giunti le porterà anche alla Fiera del Libro di Francoforte, che è la fiera più importante internazionale del libro, che dall'anno prossimo dovrebbe finalmente tornare in presenza. Le porteremo alla Fiera del Libro di Torino, e come si diceva appunto saranno presenti con degli espositori dedicati nelle nostre librerie in Italia. Le prime 4 guide poi hanno avuto la fortuna di avere sicuramente la Regione Marche, e questo secondo me è anche un segnale di come questa regione comunque abbia un'importanza importante per il nostro paese. Io sono milanese e lo dicevo prima scherzando, appena varco il confine regionale, entro in questa regione, mi rilasso, poi capisco che per chi ci vive è una normalità, però è innegabile che c'è un equilibrio di bellezze, di storia, di arte, di cucina, di quiete, che chi magari proviene da città quali Milano, insomma, fa un po' fatica a trovare.
Quindi noi siamo veramente orgogliosissimi di questo, vi porto anche i saluti del nostro editore Sergio Giunti, che capitana la nostra casa editrice ed è proprio il motore pulsante dell'azienda. Giunti appunto è a totale disposizione per ogni tipo di richiesta, di domanda ed è appunto, dicevo, molto orgogliosa di questa edizione. Sono anche presenti digitalmente, c'è la versione ebook, sono vendute oltre che nelle librerie anche su Amazon, IBS e tutti i principali siti e-commerce, e quindi la massima diffusione che possiamo provare a fare. La prima tiratura di ogni guida è superiore alle 5.000 copie, che è una tiratura importante nell'editoria, e soprattutto rimarranno presenti in un catalogo nazionale di un importante editore per lungo tempo, cioè non è un'operazione che dura un breve lasso di tempo. Questa collana prevede quest'anno altre 4 guide, è un progetto per il quale ringraziamo Trenitalia che dura ben 3 anni, quindi noi ogni anno, anche perché ci vuole del tempo per fare il prodotto, che è inedito, è un prodotto inedito nel senso partito dal foglio bianco, approvato da Trenitalia e chiaramente dai nostri autori e redazioni interne. Quindi io vi ringrazio ancora e spero che possiate leggerla, ritirarne una copia e che sia l'inizio di una nuova stagione per tutti noi. Esatto, sì, scusate, mi sono dimenticato, è anche tradotta in inglese per il mercato estero e per eventuali necessità di Trenitalia o eventualmente anche della stessa regione. Bene, domande? Siamo stati esaustivi? Però sappi, visto che ti sei a Conetana, che ogni giorno ci sono 43 corse che consentono di raggiungere il conico dalla stazione. Quindi non puoi ricordare.